Ebbene, amici fratelli della Congrega 10:58 di questo 24 settembre 2024. Ho appena fatto colazione, quindi stavo ruttando. Qui si erutta di rabbia, allora mi sto arrabbiando. Il mio capo redattore ancora non ha pubblicato le recensioni riguardanti i film mostratici e mostrati a me, mostrati, miei mostri, alla mostra del cinema. Tranne due, qui ci stiamo attardando e comunque cerchiamo di velocizzarci. Questo falò travolgente che si mischia fra la gente la settimana scorsa sul set di The Gato Picchio. Mortara, film che Spielberg doveva girare a Bologna, mai si girò, ma fu girato, poi rapito di bell'occhio con sceneggiatura cambiata. The Kidnapping of Arabella, il rapimento di Arabella con Chris Pine, che c'entra? Sì, c'è anche lui, non lo vidi, vidi Marco Bonadei, ma arriviamo a Tulsa King 2 e alle prime due puntate, questa recensione sarà immessa, speriamo che comparirà, in mantenente presto, quanto prima, su Daruma View, assieme a tutte le altre. Forse è una scelta redazionale uscire con queste recensioni veneziane, non uscite subito, quando i film usciranno in sala. Chris Pine, perché? Perché è il creatore di questa serie TV magnifica, strepitosa, con qualche difetto, ma ci sta, è perdonabile. È Terence Winter, no, Taylor Sheridan, anche se Terence Winter c'entra. Allora, con grande piacere, pluralis maiestatis, recensiamo in maniera maestosa, concisamente, speriamo altresì esaustivamente, scusate, mi sono leggermente impappinato, i primissimi episodi della seconda e brillantissima stagione di Tulsa King, che ha debuttato in streaming su Paramount Plus. Chi più ne ha più ne mette. Domenica 15 settembre, 2 giorni dopo il mio compleanno, non frega niente a nessuno, a me sì. E che consta di 10, sono 8, ma episodi circa 45 minuti di durata cada uno, eccezione fatta di quello finale. È così, appurerete. Ancora la durata non è stata specificata su IMDb. Chi vivrà, vedrà e quanto durerà, chissà. Ah, com'è venuta? Ecco, come consuetudine, leggermente più lungo, bellamente allineati questi episodi e intarsiati, tra virgolette, col solito ritmo scorrevole e gustoso. Tulsa King 2, parimenti alla prima tranche, diciamo, da me recensita, e intanto vi metto il link in description della review della prima stagione, poi ci sarà la seconda di link, ecco, scusate la ripetizione. Ecco, parliamo Claire Moshe, da noi peraltro molto apprezzato, badiamo, ci ha entusiasmato largamente, eccitandoci vivamente, mentre entriamo nel vivo di questo film con questa disamina alla Falotico. E presto il commissario Falò 4. Qui abbiamo invece il generale. Allora, su Daruma ci sono dei link e il linguaggio SIO, S-I-O, SEO, insomma, e link a Wikipedia, che è un'enciclopedia generalista, diciamo. Ma questi collegamenti servono comunque, così come servono i collegamenti alle recensioni dei film citati in questa recensione. Allora, creata come sappiamo da Taylor Sheridan, ribadiamo quello di L. Ray Water, c'era Chris Pine, no? Stavolta però non sceneggiata dal suo originario showrunner, tranne in un paio di episodi, Terence Winter, quello di The Wolf of Wall Street, sceneggiatore anche del cortometraggio, più che altro mediometraggio, che si può vedere su YouTube, forse non in alta definizione, dovrei andare a controllare, The Audition con Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, diretto da Martin Scorsese, a confondere con Audition e basta, senza l'articolo determinativo anche in English di Takashi Miike. Ecco, riprende le disavventure spericolate e altamente rischiose ai limiti della legalità del falotico, no, del malavitoso con un oscuro passato da mafioso alle spalle, chissà se veramente appieno redentosi, Dwight Manfredi, però è un cognome poco da mafioso, così come a proposito di De Niro, no? E poi De Niro sarà ancora citato in questa recensione, video review qua, mi è baccalà. Giovanni Manzoni in Cose Nostre, Malavita, beh, Manzoni non è proprio un cognome, forse Caravacciuolo, non Cannavacciuolo, Caracciolo, Via dei Caracci qui a Bologna, no, beh, quella che sta con Rocco Siffredi, beh, lui è nato a Ortona e lei è ancora una buona figura, beh, allora, denominato il generale Sylvester Stallone. Nella recensione scritta, speriamo pubblicata, vi manderò alla recensione da me scritta di Cobra, il grande match con De Niro e poi citeremo un altro film con De Niro, Stallone e non c'è due senza tre e Annabella Sciorra. Laddove si interrompono di Cliffhanger, che cos'è Cliffhanger? Non è da confondere ovviamente con l'omonimo film di Randy Earley, avete per protagonista lo stesso Sly.
Cliffhanger mossa fiat, ci sarà questo sequel diretto da Jean-François Richelieu, io so tutto, perché io sono il cardinale Richelieu dei tre moschettieri, dei quattro moschettieri, di entrambi? Non lo so. Allora, arriviamo non ai quattro moschettieri, a questa seconda stagione. Tulsa King 2, infatti, fin dal suo primissimo episodio, adesso parliamo come lo speaker radiofonico, da noi italianamente intitolato, reintitolato di nuovo in sella, partinquite grintosamente in mattinete carbura alla grande. Velocissimamente iniziando con un incipit, ovviamente l'inizio l'incipit, di immagini sparateci a raffiche e a mo' di sintesi estremamente riassuntiva di tutti gli episodi antecedenti, come si confà d'altronde abitualmente per ogni prosieguo che si rispetti. Avevo già scritto antecedenti, vediamo, cerchiamo di correggere. Ecco, vediamo un po'. Va bene, lasciamo così, poi correggeremo. Allora, trama. Allora, Dwight, in seguito a una soffiata congeniata dalla sua ex amante Stacey Bill, interpretata da Andrea Savage, dopo una vivida e sussultante sparatoria nel suo locale, fu accerchiato dalla polizia per l'appunto cercato, ricercato, imprigionato, wanted, no? Incarcerato, no? E in attesa di immediato processo per direttissima verrà, utilizziamo il futuro anteriore, e poi vedremo quello che succederà a posteriore. E poi lo sbatterà nel posteriore e nei posteriori. A ogni cattiva, a tutti i cattivi, verrà fortunatamente per lui prestissimamente assolto dalle accuse riguardanti i suoi loschi affari, forse un po' sporchi, e rilasciato su cauzione lautamente pagata da sua figlia, Tina. Interpretata questa Zappardino, voi siete degli zappatori. Fra le sbarre, malgrado la sua permanenza si è ridotta al massimo, conobbe fortuitamente, diciamo sfortunatamente, no, fortunosamente forse per lui, un uomo inguaiato, segretamente per truffa, come si chiama, Lena Rouen, a cui in tal frangente diede una mano, in senso metaforico e anche letterale, non sveliamo oltre, insomma, un pugno a quel cattivone lì, quello stronzone, quel bullo, e dal quale venne consigliato di darsi alle imprese, per modo di dire, eoliche, anzi, meglio ivi specifichiamo. Non è proprio così, e vedrete. Ecco, Dwight, capendo informazioni da costui, decise di emularlo, pur cosciente di non volerne fare la stessa fine, così che una volta libero, cosicché, una volta libero, assieme ai suoi amici, diciamo, e qua, ai suoi amici scagnozzi e quante scazzottate, e fidi alleati inseparabili, tenterà di mettere in pratica tal folle pensieronatogli, questa è una scrittura falotica, involontariamente suggerito, e questa non poco azzardata e strampalata, forse al contempo potenzialmente molto danarosa, idea balenatagli di colpo, grosso. Ecco allora che siamo di nuovo immersi in una pimpante e movimentata vicenda dove ricompaiono puntualmente puntata dopo puntata. Perdonatemi e perdonateci per il gioco di parole, gli stessi coloriti spassosi e ottimamente caratterizzati personaggi della scorsa stagione. Qual è il character? C'è cioè il carattere irascibile, burrascoso di questo Stallone, non il personaggio interpretato da Stallone, abbiamo detto Dwight, allora. Fra cui è obbligatorio menzionare naturalmente il friend che lo tradirà, e forse anche un consigliere fraudolento. Sì. Abbiamo Armand, Max Casella, poi citiamo solo i nomi degli attori: Martin Starr, Garrett Hedlund, Dana Delany. Insomma, tutti questi qua, tale squadra, diciamo, tra virgolette, che vince non si cambia, si riferisce naturalmente ai fedeli compagni. Qualcuno forse sarà infedele, chissà se qualcuno è, ecco, poi traditore di Dwight, mentre dall'altra parte della barricata, diciamo, ovvero sia fra coloro schierati a dargli filo da torcere, dissotterrando l'ascia di guerra nel sfoderare le pistole, ma non è possibile, se l'ascia di guerra, beh, una scrittura metaforica. E qui sto sfoggiando il mio stile letterario cinematografico veramente straordinario. Allora, con tanto di tiri mancini annessi, e poi vi ricordate, beh, Stallone, il sinistro micidiale, il tiro, diciamo, il jet lag, il montante di Stallone, no, annessi, ritroviamo i gangster al soldo del cinico, brutale e intransigente Charles Invernizzi. Detto Cheeky, interpretato da Domenico Lombardozzi, abbiamo visto in The Irishman, a proposito di Bobby De Niro, con le new entries spietate per Dwight, terribilmente inaspettate, del gelido e criminoso, sebbene l'apparenza perfettamente azzimato e moralmente integerrimo, possidente miliardario. Quest'attore, Neil McDonough, fa paura con questi occhi un po' d'alieno, occhi glaciali, ma è un possidente chi vuole possedere, lui vuole possedere tutto. Allora, il quale glacialmente, per disfarsi della brutta e ostica gatta da pelare, beh, vuole possedere tutte le più belle donne, le gattine, no, no, incarnata dal coriaceo intraprendente, infermabile Dwight,
che a sua volta potrebbe boicottargli la sua vita ingiustamente fortunosa, perché questo è criminoso, si è fatto i soldi rubando, non va bene, in galera, ti mando, come diceva Totò, e cospicuamente, insomma, a livello di danari, qua, assolderà Bill Bevilacqua, interpretato da Frank Grillo, quello di World Grey, no? Affidandosene e avvisandola riguardo degli intendimenti di White. Qualcuno sta sconfinando, ma forse è proprio Cheeky? Che succederà? Andiamo avanti. Con la mia disamina. Allora, che cosa funziona? Secondo noi quasi tutto. Energico, scattante, no? Questo film, allora, questa serie TV energica, scattante, con uno Stallone che a dispetto delle sue venerande 78 primavere, sebbene indubbiamente stagionato, è ancora da venerare, in quanto lodabilmente in grado di reggere col suo carisma e sul suo carisma roccioso le montagne rocciose, ma Cliffhanger è stato girato sulle Dolomiti, ma allora no, roccioso in un altro senso, l'intera serie, sfoggiando un'invidiabile forma fisica, niente affatto arrugginita e per nulla trascurabile, un uomo immarcescibile. Come sopradetto, vi uomini marcescenti, oramai già marci, putrefatti, in via di putrefazione, questa è una grande recensione, a prescindere dalla sua forza magnetica tutt'oggi inscalfibile. Gli attori di contorno e i comprimari sono ottimi a seconda del game attoriale di Sly, il nomignolo, no? Di Stallone, che fa un po' il gigion, con indubbio talento. Lombardozzi, Evi, ancora più bravo rispetto alla prima stagione, maggiormente maturo. Beh, maggiormente è avverbio da maggiore. Abbiamo il generale, generalmente, maggiormente. Sotto ogni punto di vista, Delaney è suadente, tuttora sensualmente affascinata dalla giornata. Grillo è il cattivo giusto al posto giusto. Doveroso anche citare Annabella Sciorra, con lei. Che denunciò assieme alle altre Harvey Weinstein, produttore di Copland, beh, Copland, Stallone, Alice De Niro. Allora, che cosa non funziona? Ha un unico, perdonabile, altresì inevitabile difetto, se così possiamo definirlo. Essendo una serie TV, presenta delle situazioni talvolta ripetitive, alcune gag, poi ci sono queste gang, basta aggiungere una N per cambiare il significato. E qual è il significante? Ma non sapete niente, siete ignoranti. Non sempre vanno a segno, reiterando a volte stancamente sketch, voi saputi, e poco originali. Eppur sono difetti veniali, poiché Tulsa King 2 intrattiene, emoziona, tiene col fiato sospeso, avvince spesso e ripiena di freddure simpaticamente eccezionali, come la battuta. No? Di Stallone, rivolta a Annabella, e ancora bella, un po' vecchietta come Sly, ma ti difendi da solo, no? C'è un processo, il procuratore distrettuale. Beh, l'ultima volta che mi ha difeso un avvocato sono stato 25 anni in carcere, quindi peggio di così non può andare. Questa è una recensione migliore rispetto alle altre peggiore? Fate vobis, uomini, il commissario sa la verità, il commissario indaga, vi sorveglia, vi spia e ancora soffre però un po' di malinconia. Un po' come Stallone che cantava, no, ascoltava Bruce Springsteen in Copland e quella canzone, abbracciato Annabella Stolen Care. Uomini, alla prossima, non fatevi ammaccare, non fatevi disturbare, dovete il falò lodare, picchiare, angariare e ci sarà tutta una rivolta, ci saranno botte da orbi e voi rimarrete ciechi, 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 ma com'è possibile? Ciechi? Siete della Cecoslovacchia? Non fa ridere questa battuta, comunque abbiamo i cecchini, i tiratori scelti e il colpo mancino di Sly, di Rocky. Poi c'è anche Rambo, quando tutti si ingazzano. No, quando tutti l'attaccano, lui si ingazza. E lì, so cazzi. Alla prossima. Ah, cazzi e cazzotti. E che cazzi?